25 aprile 2011, siamo al corso Garibaldi di Portici. Come si può notare, allora, il manifesto 25 aprile del 1945, la liberazione dell'Italia. Il sindaco e l'amministrazione comunale nella ricorrenza della liberazione d'Italia, una pagina della nostra storia da non dimenticare per il futuro di pace, di progresso e libertà. La commemorazione si terrà alle ore 10 nel piazzale antistante il Tribunale di Portici Corso Garibaldi. Sta per iniziare. Buongiorno a tutti, se vi avvicinate carissimi concittadini, carissimi rappresentanti delle forze dell'ordine, del volontariato, stamattina la festa della liberazione del 25 aprile capita in un giorno particolare ed è stata forte la provocazione di chi ha pensato di mettere dei manifesti a Roma dicendo il 25 aprile è buona Pasquetta. Il 25 aprile è la festa della liberazione, una festa che più che una festa è una ricorrenza, un giorno in cui ricordiamo praticamente tantissime persone, tantissimi anni di storia, tantissimo sangue versato. Ognuno di noi si sforza in questa giornata di portare un colore rosso, rosso come il sangue che hanno versato quelle persone che hanno combattuto perché si liberasse l'Italia, rosso come il cuore e la passione di questi cittadini che hanno voluto fortemente che l'Italia fosse liberata. Nel corso degli anni, lo diciamo di volta in volta, c'è una sorta, diciamo, di discussione politica nel Parlamento, nel Paese, tra le persone, perché questa festa, questa ricorrenza possa essere quanto più possibile una festa dell'unità nazionale, una festa che mette insieme l'Italia. E quest'anno è un anno particolare, il 150° compleanno dell'Italia, quindi assume un significato più forte. Poi più tardi vedremo nei telegiornali che si alternano commenti positivi, fischi, contestazioni. Oggettivamente è una festa che non riesce ad unire il paese come invece ognuno di noi vorrebbe nel suo cuore. E probabilmente è una festa che ha difficoltà a crescere perché è difficile far crescere qualcosa che mette insieme il paese non in una visione storica che riguarda con quello che è successo, con quello che è stato, con un occhio, diciamo, da storico, ma sempre con la contrapposizione politica. E l'idea che in questi giorni, fra non molto, si celebreranno le elezioni amministrative in alcuni importanti comuni, non fa altro che aumentare questo grado di divisione, di contrapposizione. Invece va ricordato come quegli uomini, quelle donne, i partigiani, quelli che vollero fortemente combattere per la libertà del nostro paese, al di là delle posizioni politiche, ognuno di loro, diciamo, rappresentava un'ideologia, una diversità sul piano dei valori politici e per certi aspetti anche etici. Ebbene, queste persone seppero mettersi insieme e la cosa molto importante, oltre alla festa della liberazione, è che nel 1946 incominciò tutto un dibattito per darci quelle regole che sono ancora l'architrave istituzionale del nostro vivere, la Costituzione italiana. E ne approfitto per salutare molti rappresentanti istituzionali che sono qua stamattina, assessori, consiglieri comunali, rappresentanti di società pubbliche importanti che svolgono quotidianamente, rappresentanti delle forze politiche, che svolgono quotidianamente un'azione che ha a che fare con le istituzioni e sanno quanto è importante la Costituzione, sanno quanto è un riferimento forte per ognuno di noi, diciamo, questa architrave di regole, di leggi che ci mette in condizione di avere reciprocamente autonomia e rispetto per tutte le funzioni dello Stato. È un momento particolare, non solo per il nostro paese, è un momento particolare per il mondo. Ci sono in questo momento popoli che lottano per la libertà. Pensiamo a quello che succede in Libia, in Siria, quello che è successo in Egitto, quello che succede di volta in volta anche in alcuni altri paesi a noi lontani. Pensiero forte ai fratelli giapponesi che
che lottano con grande dignità per ricostruire un paese distrutto da una immane tragedia. Pensiamo a tutti quei popoli che in questo momento stanno lottando per la libertà. E in questo pensiero dobbiamo praticamente riconoscere ed avere un valore forte per quello che ci è stato, che questi nostri padri nobili hanno voluto restituirci, la libertà. La libertà è un valore fondamentale, un valore fortissimo. È il modo con cui la convivenza civile riesce a essere comunità. In questa città noi vogliamo una libertà, vogliamo una libertà, vogliamo essere liberi di rispettare le regole. E questo è l'obiettivo che ci siamo dati e sul quale concorriamo quotidianamente ognuno di noi. Oggi siamo qua a celebrare il 25 aprile ed è un numero oramai di volti noti. Un pensiero speciale va ai nostri partigiani, ai nostri combattenti, quelli che di anno in anno sono qua. Magari quest'anno ricordiamo qualcuno che non è potuto venire perché purtroppo è passato a migliore vita. E a quelli vanno il nostro pensiero, quelle persone che indossavano il loro foulard venivano qua e venivano a testimoniare il ricordo della nostra lotta, della lotta per la nostra libertà. E viva la libertà italiana, e viva il popolo italiano, viva il 25 aprile. C'è un altro senso.
forza, non c'è. Con questo è finito. Francesco Portoghese c'era.